Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Carla ed oggi voglio parlarvi di questo, un pulitore ad ultrasuoni, un pulitore ad ultrasuoni di Uten, il modello VGT1000. Ero curiosissima di provare questi oggetti qui perché non ne avevo mai provato uno, ma avevo visto mille tutorial, quindi alla fine ho deciso di prenderne uno in test ed ecco come funziona questo Uten VGT1000. A livello estetico è veramente particolarmente compatto nelle dimensioni, quindi perfetto sia per stare in case normali sia nei micro buchi di appartamenti. Lo potrete utilizzare e riporre ogni volta che non vi servirà. È in plastica esternamente con un coperchio che va a nascondere un cestello in acciaio all'interno del quale andrete a mettere un secondo cestello in plastica, una specie di scolapasta per intenderci, che vi servirà dopo aver effettuato la pulizia per tirare su gli oggetti e lasciare invece acqua e sporco sul fondo. E all'interno della confezione è anche presente uno supportino per i CD in modo da tenerli sollevati quando è il momento di pulire anche quelli. Non ha superfici riscaldabili, quindi non ci sono resistenze, è molto semplice, va a una frequenza di 40 kHz questo pulitore ad ultrasuoni. Ha un piccolo display e tre pulsantini, l'on off, il timer che vi consentirà di partire da 180 secondi fino a salire e poi il tastino reset. Può lavorare per un massimo di un'ora continuativamente, poi è caldamente consigliato fare un break. Ha dei consumi di circa 35 watt questo dispositivo, quindi niente di esagerato. Funziona in modo interessante. Io per effettuare delle prove ho raccolto un po' di cose che avevo in casa. Non spaventatevi per quegli orecchini, giuro che li utilizzavo solo quando ero una ragazzina. Ad ogni modo l'ho preparato in questo modo, ho inserito il cestellino in plastica, gli oggetti da pulire, incluse alcune monete che non erano per niente messe bene, ho riempito il contenitore, il serbatoio, sino a coprire gli oggetti. Ad ogni modo non andate oltre i 750 ml che è il massimo, c'è proprio la lineetta max, quindi non potrete sbagliarvi, e ho aggiunto anche dello sgrassatore comune, quindi nessun solvente particolare. L'ho fatto partire a 480 secondi e i risultati alla fine della pulizia sono stati molto interessanti. Durante il lavoro ha un ronzio che non è particolarmente fastidioso, ma certamente non è una ninna nanna, quindi non fatelo partire di notte a meno che non vogliate star svegli con lui. Ve lo faccio sentire. Quindi come vedete il ronzio c'è, ma non è eccessivo. Subito dopo la pulizia ho aperto il cestello, la differenza già si vedeva quando ancora erano immersi in acqua, li ho tirati fuori e ho iniziato a tamponarli e togliere eventuale sporco residuo con della semplicissima carta casa, quindi nulla di particolare. Ricapitolando, acqua, sgrassatore comune nel mio caso, ma potrete scegliere anche altri solventi, e della carta casa per tamponare subito dopo la pulizia. Come vedete effettivamente alcuni oggetti sono tornati praticamente a nuovo, alcune monete invece che avevano dello sporco, delle incrostazioni un po' più forti avrebbero avuto magari bisogno di un altro ciclo. Io ho scelto 480 secondi che a conti fatti dovrebbero essere circa 8 minuti per ottenere un risultato tutto sommato interessante. Infatti vi farei notare che sul fondo della vaschetta si vede tutta la sporcizia che dagli ultrasuoni è stata piano piano staccata ed è andata a depositarsi sul fondo. Vi ricordo che un pulitore a ultrasuoni non fa altro che togliere lo sporco visibile, quello in superficie, magari più piccolo, messo negli angoli, ma è comunque uno sporco superficiale. Va bene se dovete magari poi utilizzarlo con degli strumenti che hanno necessità di essere sterilizzati, ma va bene come pre-pulizia. La sterilizzazione è un'altra cosa. Detto questo, ricordandovi che appunto non è uno sterilizzatore ma un pulitore di pulizia superficiale, potete metterci dentro la qualunque purché
non siano oggetti che a contatto con l'immersione con l'acqua tendano a rovinarsi, quindi pettini, spazzolini da denti, stoviglie, nel senso di cucchiaini, forchette, coltelli, insomma qualsiasi cosa, anche CD vanno bene, chiaramente gli occhiali, quelli sono un must. Le dentiere lascio a voi la scelta se metterle o meno dentro, in teoria si possono mettere anche quelle. Insomma, è un pulitore che fa molto molto bene il suo lavoro, non ha un cestello enorme, siamo più o meno sui 15 cm per 9,5 per 5,2 di altezza, quindi tenete conto anche delle dimensioni, ma in questo senso ne recupererete in dimensioni globali perché non vi creerà problemi in casa. Costa più o meno 30 euro, dipende se sceglierete la versione da 600 ml o quella da 750 ml. Chiaramente vi lascio il link Amazon nel box in descrizione. Mi è piaciuto particolarmente, sono quelle cose che non sai che ti servono finché non ce le hai. Bene, questo video termina qui, io spero che vi sia piaciuto, che vi abbia aperto un po' il mondo sui pulitori ad ultrasuoni. Se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel like, una condivisione, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Noi intanto ci vediamo al prossimo video, ciao!